Bari era una città che aveva anche una controcultura forte. La mia è la generazione del post-punk, la generazione precedente, la mia, quella per esempio degli Enzo Mansueto, degli Schizzo, è la generazione proprio del punk. 3 anni fa qui a Bari suonavano gli Schizzo e suonavano i Lobotomi. Dal vivo, sai almeno chi sono gli Schizzo? A me sì, no. E lui, lezione numero 1. Quello era il punk. È una scena importante, la scena appunto punk barese. Se era con la cultura lì, tu la sentivi. Scoprivi un nuovo mondo ancora, così come c'era appunto il mondo dei malavitosi, c'era il mondo underground, che dai genitori veniva visto più o meno con lo stesso sospetto con cui guardavano il mondo dei malavitosi, anche perché, per questioni facili da intuire, i due mondi, diciamo così, si frequentavano. Il punk arriva in Italia, arriva anche a Bari. Arriva in una città oscurata ancora dalle tracce dell'austerity, in una città in cui la cosiddetta movida di oggi e la vita notturna non esisteva. Arriviamo noi dei marziani in qualche modo, si andava nei negozi di dischi in centro e si cercava di comprare o ascoltare quel poco che attraverso le major arrivava. Compilation, i primi dischi dei Ramones, i Sex Pistols, mescolati a tanta roba che già nel 79, siamo in pieno post-punk, arrivava della cosiddetta New Wave, eccetera. E si formarono le prime band, per cui a me, in questo negozio di dischi, si chiamava Doctor Music, che era in un sottoscala, in via Crisanzo, di un negozio che vendeva macchine da scrivere e calcolatrici. Quindi tu entravi nel negozio, scendevi al piano interrato e c'era questo universo composto da punk, new wave, metallari. E quindi questi ragazzi mi portavano frequentemente nastri per farmi ascoltare la loro musica. E insomma, da queste combinazioni, per esempio, sono nati brevi ma intense, fantastiche carriere di gruppi come gli Schizzo. Gli Schizzo, nella leggenda metropolitana locale, saranno destinati poi in qualche modo a segnare quella vicenda. In realtà per soli 2 anni, perché noi ci formammo appunto poi quell'estate dell'80 e in 20 giorni mettemmo su il nostro primo repertorio. E questa cosa dette l'idea che anche a Bari si poteva. Massimo Lala è destinato ad essere poi in qualche modo l'icona del punk barese, anche nella sua tragicità, visto che poi ci lascerà suicida anni dopo. Diventammo grandi amici e cominciamo a pensare che si poteva fare anche a Bari quello che chiamavamo all'epoca una scena, che non era solo una scena musicale, era una nuova attitudine, una nuova modalità di aggregazione, una nuova moda, se vuoi, anche, perché no? Io non approvo assolutamente l'immagine che fino adesso hanno voluto dare dei punk, come i punk quelli cattivi, quelli che vogliono sempre fare a botte. Questo mi sembra tutto il contrario, anzi, molte volte la violenza sono io stessa a subirla, da persone che ogni giorno noi, vedendo per strada, possiamo catalogare come normali e noi come anormali. Io ricordo quegli anni con questo gruppo di amici come anni di lunghissime camminate e perlustrazioni psicogeografiche della città. Per una nostra vocazione, nei suoi aspetti sotterranei, marginali, anche nelle sue emergenze urbanistiche, quei porticati, per esempio, vicini alla stazione, sottopassaggio, il treno della sud-est poteva sembrarci una subway americana. Secondo me quella è la definizione che ci dà la gente, come di animali venuti da chissà dove. A volte per la strada sento dire, ah, ecco, l'extraterrestre. Quello che voglio io precisamente, quello, e naturalmente non voglio solo io ma anche i miei amici, è quello di avere uno spazio nostro, una struttura nostra dove poterci riunire tutti insieme, avere un punto di aggregazione, dove poter suonare, perché per noi suonare soprattutto è importantissimo, perché il punk si basa anche soprattutto sulla musica. Infatti attraverso la musica noi ci sfoghiamo, i nostri dissidi interni che purtroppo le cose giornaliere ci mettono dentro. Ci squagliamo proprio come neve al sole per mille ragioni, ma sostanzialmente perché poi a Bari non c'era tutto quello che sarebbe servito poi per creare strutturalmente su un livello superiore la scena. Però è stata una cosa importante perché quell'esperienza ci aiutava a raccogliere anche il buono
che a Bari arrivava, metabolizzarlo e rilanciarlo. Tutta questa onda rock, sebbene spacchettata nei vari stili, ebbe un impatto nel resto della città. Io non dimenticherò mai il fatto che camminavi per strada e con il finestrino giù in macchina non sentivi la musica napoletana, ma ti capitava di sentire ad alto volume Bela Lugosi's Dead dei Bauhaus. Questa immagine ce l'ho precisa. Il rock era diventato mainstream.